Vi avevo promesso questo fill famoso in cambio di 200 mi piace sul video in cui ho spiegato il fill di Africa dei Toto. Voi siete stati bravi e io mantengo le promesse, quindi oggi dedichiamoci a questo brano dei Survivor. Pubblicata nel 1982, Eye of the Tiger, Occhi della Tigre, è conosciuta da tanti come la canzone di Rocky. Ed effettivamente è così. Dovete sapere infatti che per Rocky 3 è stato l'attore stesso, cioè Stallone, a richiedere la realizzazione di questo brano. Questo solo dopo aver provato ad inserire nel film Another One Bites the Dust dei Queen, ma senza successo. Il film famoso di oggi si trova circa al minuto 1:39 del brano e si ripete più volte durante il pezzo. Solitamente lo troviamo in concomitanza con il potente acuto di Dave Bakler, il cantante del gruppo. No, sicuramente il cantante dei Survivor fa un acuto migliore di questo, ma non posso inserirlo per questioni di copyright. Analizzando questo passaggio possiamo vedere che occupa un'intera battuta da 4/4, ma ritmicamente parlando il fill è da 2/4 perché parte sul battere dell'1 e si ferma sul battere del 3, lasciando libera il resto della battuta. Sentiamo la sua struttura ritmica solo sul rullante, prima suonandola lentamente e poi alla velocità originale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
rimanere. Partiamo dalla più semplice, dove serve il rullante, tom e timpano. Fate attenzione alla diteggiatura, perché è indispensabile per arrivare a questo risultato. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Passiamo ad un'orchestrazione più intrigante, dove serve il rullante, il tom, il timpano e la cassa. Quest'ultima va incastonata tra i colpi di mani, più precisamente sul quarto sedicesimo del 2. E anche qui fate attenzione alla diteggiatura. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bene, abbiamo imparato questo fill famoso e finalmente possiamo suonarci Eye of the Tiger. Ma non fermiamoci qui, impariamolo in modi diversi per usarlo anche in contesti diversi. Come ho detto prima, ritmicamente parlando, questo è un fill da due quarti. Quindi proviamo a farlo partire sul suo territorio naturale, cioè sul battere del 3.
Se non sai di cosa sto parlando, sappi che ho fatto un video dedicato proprio ai fill da 2/4, dove spiego anche come farli partire sul punto giusto senza errori. Ti lascio il link in descrizione. Comunque, sentiamo questo fill sul rullante che però parte sul battere del 3 e finisce con il crash sul battere dell'1 della battuta successiva. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Visto che ritmicamente questo è un fill da 2/4, possiamo ripeterlo 2 volte per creare un fill da 4/4 bello pieno. L'iPhone grosso e l'iPhone grosso più grosso. Ho deciso di proporvi questo lungo fill direttamente con le 2 orchestrazioni che vi ho proposto prima, quindi fate attenzione all'incastro di cassa e alla diteggiatura. 1, 2, 3. Molti di voi mi avevano chiesto di spiegare anche l'intro iconico di Eye of the Tiger. Quindi facciamo così. Voi fate arrivare questo video a ben 350 mi piace e io, giuro, faccio una puntatona spiegata bene dedicata solo a questo. Miei cari sbattitori, io sono Martello e ci vediamo al prossimo video.